Prima notte da capo dello Stato per Sergio Mattarella, nuovo capo dello Stato della Repubblica Italiana, eletto ieri nelle sedute congiunte di Camera e Senato con 665 voti. Il mio primo pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. È sufficiente questo? Queste sono state le prime parole del neo capo della Repubblica Italiana. Poi, nel corso del pomeriggio, si è recato in visita privata alle Fosse Ardeatine e poi ha aggiunto: l'alleanza tra nazioni e popolo serve per battere l'odio nazista, razzista e antisemita. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore. Il post voto di Mattarella è stato al centro del dibattito politico con polemiche, ma anche all'interno di Forza Italia, e si è scoperto che sono stati numerosi coloro che non hanno seguito le indicazioni del Premier Berlusconi. Grande successo ieri sera all'ex Opera Cerignola nel Foggiano per la presentazione del libro della scrittrice romana Giovanna Politti, Non è stato solo vento. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Federico II Eventi con una presenza numerosa di pubblico, che ha seguito con grande attenzione come la Politti abbia messo in evidenza il significato del suo romanzo attraverso una realtà vissuta sulle proprie spalle e anche nel personaggio che la contraddistingue. Serata contrassegnata anche dal nuovo lavoro di Gianni Bredice, Triptronic, di cui ha presentato tre brani all'inizio della serata, e anche dalle foto del fotografo salentino Pablo Peron dal titolo Sulle scie di Odorosi Sospiri. Trionfo per l'Italia agli Australian Open di tennis a Melbourne, primo appuntamento del Grande Slam 2015. La coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Fabio Pognini ha vinto per la seconda volta nella storia il torneo di doppio, battendo con il punteggio di 6-4-6-4 la coppia francese Mahut-Herbert. Si tratta della seconda vittoria per una squadra italiana in un torneo così prestigioso. La prima avvenne nel 1959 a Parigi al mitico Roland Garros per merito di Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola. Due settimane in intense, non avremmo mai pensato di poter vincere il torneo, hanno detto gli azzurri. Siamo stati freddi in campo e siamo riusciti a gestire i momenti importanti e a imporre la nostra vittoria.